Sono quasi 3 anni ormai dall'IPO su Lime Italia, come giudica la sua esperienza? Beh, estremamente positiva ovviamente. Le ragioni dell'IPO sono state quelle di dotare l'azienda ovviamente di maggiori risorse finanziarie propedeutiche a un'accelerazione dello sviluppo, e così è stato sostanzialmente. Quindi dopo il varo del nostro piano industriale alla fine del 2014 abbiamo implementato una serie di attività, in particolar modo quella della produzione di contenuti, che fa parte della nostra attività tipica, e questo ci sta portando ovviamente dei risultati importanti in un momento dove il mercato di riferimento, quello quindi dell'intrattenimento e dei contenuti audiovisivi, sta letteralmente esplodendo, e quindi abbiamo così l'opportunità di cogliere veramente esattamente. Senta, ci può spiegare in due parole il modello di business di Notorious Picture? Certo, noi appunto siamo nel mercato dell'intrattenimento, ci occupiamo di acquisire e produrre contenuti audiovisivi, in particolar modo film destinati o a un prioritario sfruttamento cinematografico o anche direttamente in area televisiva, broadcast. Quindi in questo senso ci occupiamo di acquisire in giro per il mondo film, blockbuster, quindi film con budget di produzione particolarmente rilevanti, cast di grande notorietà, e in più produciamo film italiani e coproduciamo film in lingua inglese con altri produttori internazionali, così poi questi film vengono commercializzati in tutta la filiera dei media, che è rappresentata nella fattispecie da prima la sala cinematografica, poi l'home video, la pay tv, la free tv e infine i new media, che sono una frontiera molto importante, che sta crescendo con dei numeri esponenziali e che ci dà delle grandi opportunità. State guardando anche all'estero, è possibile esportare il vostro modello a livello internazionale? Dunque, stiamo guardando all'estero ovviamente in termini di produzione, e quindi stiamo coproducendo film con società internazionali. Ovviamente quando un prodotto è da noi prodotto, scusate il gioco di parole, ne abbiamo il possesso per tutta la vita e per tutti i paesi del mondo. In questo senso la commercializzazione diventa globale. Poi non escludo anche la possibilità di crescere per linee esterne, guardando anche ad eventualmente ad opportunità soprattutto in Europa da questo punto di vista.